Grazie di essere con noi a Salotto Blu, lo vedete dal nostro look, siamo in piena estate, abbiamo rinunciato alla giacca, è una rivoluzione a Salotto Blu, ma ci capirete, ma soprattutto quando parliamo di look, la cordialità che ho con la signora Sensole mi consente di scherzare un po', e la stima che ho per la signora Sensole mi consente di dire che a proposito di look è meglio che guardiamo la nostra ospite Raffaella Sensoli, riminese, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, afferente al Movimento 5 Stelle, orgogliosamente, dico bene, certo, Raffaella? Certo. Senta Raffaella, tanto benvenuta. Grazie. Senta, la sua abbronzatura denuncia un viaggio nei paesi esotici o una permanenza, che so, al bagno 80 di Rimini, dove siamo? Denuncia innanzitutto un DNA fortunato, perché sì, insomma, la carnagione per la sì, mia è tendenzialmente olivastra, però sì, sì, no, orbito spesso al bagno 80. Ah, ecco, adesso non vorrei sfrugugliare troppo sul perché lei orbiti la spiaggia di Rimini, è una delle più grandi del mondo. C'è niente di scabroso, oltre ad essere una bella spiaggia, ma sono di parte, insomma, la spiaggia del mio compagno. Quindi. Ah, ecco, no, perché lei lo sa che la spiaggia di Rimini è una delle più grandi del mondo. Sì. Uno potrebbe finire all'8, al 24, al 60, ecco. Questa persistenza nel frequentare l'80, insomma. Allora, guardiamo una foto, cominciamo, penso che abbiamo qualche immagine, se Carlo Venturi ci aiuta. Qui dove siamo? Rimini. Rimini, in una delle passeggiate, ho scelto questa foto per dimostrare che, insomma, Rimini ha anche un bel mare, perché molto spesso si fa il paragone con altri lidi, con altre località. È ovvio, il nostro mare, insomma, ha un fondale sabbioso, un fondale basso, è un'acqua più torbida rispetto al mare della Sardegna, però, insomma, è anche un po' per sfatare il mito che c'è un brutto mare a Rimini, no? Quest'anno siamo stati fortunati con il clima anche, e c'era anche questa bell'acqua, quindi, insomma, volevo far vedere un'immagine innanzitutto della mia città. Ha fatto bene, a parte il fatto che di Rimini, scusi se mi sostituisco al presidente della Proloco di Rimini, che non so chi sia, no? Però Rimini, oltre ad avere questo, ha un entroterra fantastico, certo, ha un centro storico meraviglioso, certo, dei luoghi, è una delle città di mare più belle del mondo, diciamolo. Detto questo, questo ci riporta ai temi del turismo. Sì. Lei in consiglio regionale, se non vado errato, si occupa anche delle materie turistiche. Sì. Cosa ne pensa della nuova disposizione legislativa regionale varata dall'assessore Corsini sulle destinazioni? Allora, noi riguardo le destinazioni turistiche abbiamo sollevato alcuni dubbi, soprattutto per quanto riguarda la Romagna. Innanzitutto sono state fatte delle destinazioni turistiche con tre statuti, con delle metodologie di voto differenti. Quella adottata nella destinazione turistica Romagna, secondo noi, è quella che rischia di comportare più problemi, proprio per questa diversità. Perché, le spiego, se all'interno della destinazione turistica, per riuscire ad accaparrarsi, ad avere dei fondi, dei contributi, oppure ad approvare dei progetti, le quote di voto vengono calcolate proporzionalmente ai posti letto o alle presenze, va da sé che, e qui pare che vada contro la mia Rimini, però va da sé che una località come Rimini, Mariccione, Cattolica, Misano, saranno avvantaggiate nell'accaparrarsi più fondi. Secondo noi andava dato un metodo più equo, proprio per valorizzare anche l'entroterra. Quale potrebbe essere stato? Ma ad esempio una destinazione turistica dell'Emilia hanno adottato il nostro uno vale uno, cioè ogni città, ogni sindaco ha un voto, mentre invece è stato creato questo metodo proporzionale. Si rischia che in un territorio così bello e così ricco come quello della Romagna si vadano a creare delle differenze. Senta Raffa, però allora la domanda è questa, questa individuazione dei fondi è importante, cioè stiamo parlando di somme importanti che possono essere utili davvero? Ma possono essere utili davvero, soprattutto nella promozione e nella valorizzazione del territorio. È ovvio che anche Rimini, così come tutta la costa della Romagna, ha sempre necessità di promuoversi e soprattutto di rinnovarsi, perché uno dei problemi maggiori oggi è stare al passo coi tempi, perché i tempi cambiano velocemente, e se una volta potevamo essere in concorrenza con
la Versilia, oggi lo siamo con la Thailandia, quindi è ovvio che bisogna essere sempre in continuo aggiornamento e servono fondi anche per questo. Ma abbiamo un entroterra, non dico abbandonato, ma quasi, abbiamo dei posti meravigliosi da visitare, una storia da valorizzare. Penso solo, guardi, proprio alle spalle di Rimini, ma io ho letto che è una rocca diroccata, crollata nel 1700, che nessuno conosce, con dei percorsi di trekking naturalistici fantastici e che non viene a oggi valorizzata, così ad esempio come Montebello. Il castello di Montebello ha, a parte la storia di Azzurrina, attorno al quale insomma si è creato poi un piccolo indotto, però se lo si va a visitare in un giorno qualsiasi della settimana è sostanzialmente un paese semiabbandonato. Secondo noi vanno valorizzati anche questi territori. A proposito di questo, senta, lo dico non per raccontare i fatti miei, non ne ho l'abitudine, ma per spiegare un po' a chi ci segue anche da Bologna, da Ferrara, da Modena. Sa cosa ho fatto il giorno di Ferragosto? Sono andato con mia moglie, i nostri figli erano tutti e due lontani per motivi diversi, sono stato con mia moglie a fare il giro di Saludeccio, Mondaino e il terzo paese che è sopra quella direttrice. Montefiore? Dove c'è questa terza rocca straordinaria, queste tre rocche meravigliose, con dei luoghi meravigliosi, freschi, con delle rocche millenarie, delle storie indimenticabili. E devo dire, poi, adesso alla fine di sta roba, si finisce sempre lì, alle 8 di sera siamo andati a mangiare qualcosa a Mondaino, no? Dove c'è le cucine meravigliose, certo. No? Di questi. Insomma, le devo dire che sono luoghi che gli americani prenderebbero l'aereo per andarci, insomma, quindi. Fa bene a pensare ad una valorizzazione complessiva. Senta, Raffaella. Se l'aeroporto di Rimini funzionasse. No, ho capito. Senta, sai però che qui un mese e mezzo fa c'era qui l'assessore Corsini. Mm-hmm. Lo sai che lo stesso assessore Corsini mi ha colpito? Mi ha detto qui a Salotto Blu che lui non ha capito bene quali siano le strategie della società che gestisce attualmente l'aeroporto. Guardi, francamente è un disastro. C'è stato anche un battibecco piuttosto acceso tra me e Corbucci a mezzo stampa, perché noi abbiamo chiesto anche un'audizione della società, dei vertici della società che gestisce oggi l'aeroporto, però ancora non ci hanno risposto, quindi abbiamo anche il timore che non vogliano venire a interloquire con la commissione che si occupa di turismo. Purtroppo abbiamo un aeroporto che non funziona sostanzialmente. E dov'è la questione secondo lei, consigliere? Ma parte tutto dal bando che è stato fatto inizialmente, che ha creato dei problemi. C'è stata questa società che ha vinto, qualcuno ha sollevato anche dei dubbi, ci sono stati anche dei ricorsi in merito all'assegnazione di questo aeroporto. Era intervenuto il TAR, aveva annullato il bando, poi in realtà il Consiglio di Stato l'ha mantenuto, quindi si è sempre stati a rischio chiusura. Questo, abbiamo un piano industriale che ancora non si conosce. E questo è il tema. E anziché usare l'aeroporto di Rimini per far arrivare turisti dall'estero o anche da altre località italiane, lo si utilizza per pubblicizzare i voli verso la Croazia, per carità, località bellissima, ma diciamo che l'aeroporto deve servire prevalentemente per far arrivare turisti, non per far andare i riminesi. E ci faccia capire, consigliere, in questo momento secondo lei è più forte il flusso in uscita che in entrata? Così. E questo non lo posso dire perché non ho i dati alla mano, però è ovvio che se ci si fa belli sui giornali dicendo abbiamo stipulato dei contratti per dei voli verso la Croazia, a me viene da pensare che insomma non deve essere questo. Io voglio dei titoli di giornale dove si dice che effettivamente, come era stato promesso, a oggi in Emilia-Romagna a Rimini sbarcano X milioni di turisti, come avevano detto in pompa magna. Se fossimo sotto l'ombrellone commenteremmo adesso, insomma, per andare in Croazia, andare dal dentista, magari non c'è bisogno di avere un aeroporto, insomma, questo è. Sì, questo c'è il traghetto che parte da Cesenatico. Esatto. Senta, vediamo un'altra immagine. Qui è con i suoi, uso questo termine scherzoso, sì, accoliti. Allora, qui siamo a Riccione durante la campagna elettorale. Il ragazzo accanto a me con la camicia è Andrea Del Bianco, che è stato il nostro candidato sindaco. È stato un momento, insomma, in cui eravamo. Che però ha rivinto la TOSI del centrodestra. Sì. Perché avete perso? Ma allora, diciamo che il trend in tutta Italia per queste amministrative
è stato, diciamo, senza infamia e senza lode. Probabilmente ci si aspettava qualche cosina di più, però se si guarda il risultato globale, comunque abbiamo aumentato il numero di presenze nei consigli comunali, quindi il numero totale di comuni in Italia in cui siamo presenti è aumentato, quindi il saldo è comunque positivo. A Riccione probabilmente uno dei fattori, fatta un'analisi, era perché sostanzialmente si ripartiva quasi da zero e quindi con delle figure nuove, dei candidati nuovi, probabilmente i riccionesi hanno preferito... No, mi soffermo su questo argomento, consigliere, se lei me lo consente, sì, certo. Perché in realtà a 8 km di lì, a Cattolica, contro ogni previsione avevate vinto circa un anno prima, contro ogni previsione. Tra l'altro è stato nostro ospite 2 o 3 mesi fa il sindaco, che si chiama Mariano Gennari, esatto, una persona molto garbata, molto preparata, era qui. E quindi non ci sono state le condizioni per una vittoria. Ma allora, paragonare i comuni tra l'uno e l'altro è difficile, nel senso che poi, essendo comuni seppur simili, magari come popolazione, come vocazione turistica, eccetera, però ogni dinamica territoriale è a sé, soprattutto nelle amministrative. E quindi molto probabilmente i cittadini di Cattolica erano talmente stanchi delle vecchie amministrazioni e non c'era un'alternativa probabilmente altrettanto forte, hanno dato la preferenza al Movimento 5 Stelle. A Riccione, evidentemente, i riccionesi hanno ritenuto di dare una seconda opportunità alla Tosi, vedremo insomma come si comporterà. A oggi già abbiamo notizie poco belle, perché chiaramente poi quando si creano tante liste satellite attorno, poi bisogna cercare di accontentare un po' tutti, invece bisogna accontentare i cittadini, non quelli che hanno magari chiesto qualcosa in cambio di... E combattiva e preparata consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro devo dire una cosa, Raffaele, non spetta a me dare giudizi su nessuno, sui movimenti, per carità di Dio, non ne ho titolo, però devo dire che spesso sento parlare del Movimento 5 Stelle come un po' improvvisati, devo dire che ho fatto un po' di indigestione di 5 Stelle nell'ultimo mese e mezzo, perché è venuta lei che è sempre una presenza molto gradita, l'onorevole Sarti, la senatrice riminese come me oltretutto, esatto, la senatrice Montevecchi, e devo dire tutte persone molto documentate, poi uno può essere d'accordo o meno con le idee che esprimono, ma molto documentate, insomma, quindi si ha quasi l'idea che nel vostro movimento siate molto portati ad approfondirle le questioni, insomma. Ma noi siamo nati dal concetto di cittadini informati. E quindi il fatto che ci diano degli improvvisati, dei non professionisti, beh, a parte il fatto che a volte è un complimento essere additati come non professionisti della politica, il fatto che non siamo dei politici di professione, o come li chiamo io, dei politici da batteria, poi non significa che non però ci siano persone preparate. Mi perdoni, questa idea... Quanto può durare questa idea della politica, fra virgolette, antipolitica? Perché poi alla fine tutti voi diventate un po' figli delle liturgie regionali, nazionali, questo è un po' inevitabile. Insomma. Mm-hmm. No, ma in realtà anche questo additarci come l'antipolitica, se agli albori ovviamente il movimento è nato da uno scontento generale, da un mal di pancia ormai arrivato a livelli insopportabili a livello nazionale, in realtà io ho sempre ritenuto che noi siamo la vera politica, non l'antipolitica, perché nel momento in cui la politica parla solo a se stessa o solamente ad alcuni centri di potere, diventa quella l'antipolitica. Nel momento in cui invece dei cittadini che fino al giorno prima avevano il proprio lavoro, la propria vita, nel mio caso non si sarebbero mai immaginati di andarsi a sedere in un consiglio regionale. Perché lei si occupava di comunicazione, mi sembra. Sì, io facevo marketing per le banche. Sì, mi sembra. Quindi proprio tutt'altro. Nel momento in cui ti ritrovi a sedere in un consiglio regionale, ti senti anche la responsabilità del ruolo che ricopri e di fare veramente l'interesse dei cittadini e delle persone che in questo momento non si sentono più rappresentate da una politica che per troppi anni ha rappresentato solo se stessa. Consigliere, nel precedente spazio parlavamo di Riccione. Un mesetto fa era qui da noi il presidente dell'Arci Gay, Marco Tonti.
in previsione anche del Summer Pride dell'Emilia Romagna, sì, che si è tenuto a Rimini. Sì. E lui qui a Salotto Blu ha aperto una polemica con l'amministrazione di Riccione dicendo, vabbè, tutti i comuni più o meno ci hanno dato il patrocinio a questa iniziativa che è non violenta, insomma, certo, persegue dei diritti. Riccione ce l'ha negato il patrocinio, lui aggiunge, Riccione è stata negli anni 70, 80, 90 uno dei riferimenti nazionali del mondo gay, quindi lui nota anche una contraddizione. Lei che idea si è fatta di questa vicenda? Che sia semplicemente una dimostrazione di ottusità da parte del sindaco di Riccione. Secondo me il fatto che non sia stato concesso il patrocinio da parte dell'amministrazione Tosi rappresenta proprio la chiusura mentale con cui si approccia questa amministrazione alla città. Quindi adesso non sto a elencare diritti e questioni che tutti conosciamo benissimo, perché rischiamo insomma di tornare sempre sui soliti discorsi. Un'amministrazione che non concede il patrocinio per una manifestazione assolutamente civile, non violenta, come è stata, come hanno dimostrato, e che va solamente a sollevare comunque dei temi ancora oggi che sono purtroppo doverosi, perché ancora non pienamente rappresentati, dimostra solo un'amministrazione ottusa. Mi domando, con questo tipo di approccio verso la civiltà, cosa si potrà ottenere dall'amministrazione Tosi. Però saranno poi i cittadini nuovamente a valutare quando si ritornerà di nuovo alle urne. Vediamo un'altra immagine. Qui eravamo a Riccione, c'è Giulia Sarti a sinistra, due nostre attiviste, ed è stato il giorno in cui è venuto Luigi Di Maio a Riccione. Scusi, ma voi, i brutti nel vostro movimento, voi non, come posso dire, voi no, non li accettate. Cioè, quindi io, Raffaella, se volessi scrivermi, magari mi fa una raccomandazione a lei per amicizia, perché sennò no, i brutti come me non possono far parte del assolutamente movimento. Assolutamente, c'è quello dietro che è un nostro attivista di Rimini. No, cioè, per carità, grazie per il complimento, evidentemente l'entusiasmo ci rende belli anche fuori. Dove eravate qui? A Riccione, in Piazzale Roma. Ah, era sempre quello. Sì, sì. Diamone un'altra d'immagini. Ecco, sempre Riccione, stessa giornata, questa è una bellissima fotografia, c'è Mariano Gennari, sindaco di Cattolica all'estrema destra, Andrea Del Bianco che stava parlando in quel momento, Luigi Di Maio nel mezzo e a sinistra Guido Ripa che era il candidato sindaco di Morciano. Questa foto è proprio bella perché questo tendersi le mani e i visi sorridenti di Mariano e di Luigi sono proprio l'immagine dello spirito con cui noi ci approcciamo verso i cittadini e verso la politica. Raffa, nell'aneddotica giornalistica nazionale c'è questa visione, a questo presepio in cui c'è Beppe Grillo e il figlio di Casalegno, Marco Di Maio, Di Battista sostanzialmente. Luigi Di Maio. Marco Di Maio del PD. Le chiedo scusa, cioè, perché lei sa che abbiamo qui in Romagna parlamentare molto conosciuto che è Marco, sì, Di Maio, parlamentare del. E quindi insomma, ho fatto questo lapsus, no? Luigi Di Maio e Di Battista, insomma. Si parla di contrapposizione, di una nascita, di qualche idea di corrente, ma questo è vero? Ma no, assolutamente. Ogni tanto salta fuori qualche notizia, purtroppo anche completamente inventata, vedi l'incontro di Maio-Salvini, ogni tanto se ne inventano una, quando non sanno che cosa scrivere, quando hanno finito gli appellativi, perché ci hanno dato dei populisti, dei demagoghi, dei fascisti, non sanno più dove attaccarsi, allora iniziano a parlare di correnti, controcorrenti, insomma le correnti lasciamole al mare. Però Raffa, senti, allora, facciamo un'ipotesi, dunque è molto probabile che si voti per le politiche la prossima primavera, sì, cioè la primavera 2018, no? Sì. Si va a votare, mm-hmm, il Movimento 5 Stelle non raggiunge la maggioranza assoluta, quindi non può governare da solo, cosa fa il Movimento 5 Stelle? Fa quello che ha sempre fatto finora. Noi non ci accasiamo. Allora, quello che sta facendo il Movimento 5 Stelle in questo momento per cercare di arrivare ad ottenere la maggioranza per poter avere governo è
mettere subito le carte in tavola davanti ai cittadini. A Rimini il 22, 23, 24 di settembre si terrà Italia 5 Stelle, lì verrà presentato il candidato premier che comunque sarà votato. Forse abbiamo un'immagine di questa cosa del vostro... Sì. Meeting nazionale che si terrà a Rimini, così lo pubblicizziamo anche perché si tiene in una delle nostre città. Esatto, si terrà proprio a Rimini, lì presenteremo il candidato premier che sarà quello votato sulla piattaforma del Movimento 5 Stelle e si presenterà già in anticipo la squadra di governo in modo tale che i cittadini sappiano prima chi li andrà a governare, sperando ovviamente che poi ci diano la ci aiuti a lei che viene dalla comunicazione. Ci aiuta a decretare questa immagine, no? Insomma, questo che cos'è? Insomma, un'astronave che viene da... Sì, Beppe l'ha detto a volte che noi siamo degli extraterrestri, perché effettivamente siamo degli extraterrestri piombati in questo mondo, in questa politica stantia e diciamo che abbiamo già avuto comunque il risultato di cambiare un po' le dinamiche politiche del nostro paese, quindi ogni piccolo risultato in realtà per noi è un grande risultato, considerando insomma la situazione che c'era prima del Movimento 5 Stelle, quindi ogni risultato che otteniamo per noi in realtà è un grande risultato, a partire dal fatto molto semplice, molto basilare, che prima di noi i gazebi nelle piazze li si vedevano solo in campagna elettorale. Ora, siccome noi ci siamo sempre, tutto l'anno, con la pioggia, col vento, col sole, ogni tanto si vede qualcun altro anche fuori campagna elettorale, insomma. Ancora il Partito Democratico non ce la fa a stare in mezzo alla gente, speriamo ci stia un po' di più. Senta, quindi voi fate lì in quello che sarà probabilmente un fine settimana di settembre, immagino, 22, 23, 24 o meno, no? Sì. Voi fate la vostra convention nazionale. Noi la chiamiamo Italia 5 Stelle, in realtà è un momento di incontro, però non è, vorrei specificare, perché a volte quando si parla di convention non vorrei venisse associata ai classici congressi che si fanno. Per noi è un momento aperto a tutti i cittadini, può venire chiunque, siamo sempre in spazi aperti, è stato fatto a Roma al Circo Massimo, è stato fatto a Palermo, quest'anno lo facciamo a Rimini, è stato fatto a Imola, all'autodromo, chiunque può venire. Dove lo fate a Rimini? Alla fiera, al Park Rock. E lì presentate, ci stava dicendo, anche le linee politiche dell'ipotetico governo. Sì, allora, il programma è già stato praticamente compilato e votato sempre online, perché poi la nostra differenza rispetto agli altri è quella, e ci sarà anche la presentazione poi del candidato premier che verrà comunque prima votato, chiaramente. E quindi sarà importante qui a Rimini questa cosa? Assolutamente sì. Mi fa molto piacere, dato, vengo a dare un'occhiata, perché sono curioso. Vediamo, Raffaella, qualche altra immagine. Allora, questa è una serata che abbiamo fatto poche settimane fa a Gabicce, perché si sta facendo una raccolta firme per il passaggio in Emilia-Romagna. Il Movimento 5 Stelle di Gabicce, i consiglieri comunali, si sono fatti promotori di questa raccolta firme per istituire... Gabicce nelle Marche. Provincia di Pesaro, si sono fatti promotori per istituire chiaramente un referendum, perché ovviamente devono essere i cittadini di Gabicce a decidere se rimanere nelle Marche o passare in Emilia-Romagna. E perché dovrebbero farlo? Ma allora, diciamo che il territorio di confine tra la provincia di Rimini e la provincia di Pesaro ha un'identità mista, nel senso che storicamente la Romagna in realtà arrivava a Gabicce, al Monte San Bartolo, che purtroppo è anche andato a fuoco recentemente, e ricopriva insomma un'area che arrivava quasi a toccare Urbino, per dirne una, Tavuglia, Valentino Rossi. L'accento che ha si direbbe romagnolo più che marchigiano, però devono essere i cittadini. È ovvio che in alcuni casi ci sono stati dei vantaggi, vedi la Valmarecchia,
così come ci sarebbero dei vantaggi se finalmente si sbloccasse la situazione di Montecopiolo e Sassofeltrio, che hanno fatto il referendum più di 10 anni fa e sono bloccati solo per un iter parlamentare bloccato a causa dei bisticci all'interno del Partito Democratico. Io in quelle occasioni ho detto Montecopiolo e Sassofeltrio, così come qualora si facesse il referendum a Gabice e i cittadini decidessero di passare in Emilia Romagna, bisogna ricordarsi che quei comuni non sono delle Marche o dell'Emilia Romagna, ma sono nelle Marche, e quindi c'è una bella differenza tra trattare un comune come una propria proprietà oppure un qualche cosa che deve essere a vantaggio di tutti i cittadini. Il sindaco di Gabice prima di questa serata aveva dichiarato il Movimento 5 Stelle non vuole il bene di Gabice, non vuole il bene, no, il bene delle Marche e della provincia di Pesaro. Il Movimento 5 Stelle vuole il bene dei propri cittadini, poi che siano Marche, che sia Emilia Romagna, l'importante è che si faccia la scelta migliore per il territorio. Un'altra immagine. Sempre la stessa serata. Ecco, qui invece è una serata che abbiamo fatto recentemente a Rimini sul gioco d'azzardo patologico. Purtroppo è un problema che sta diventando sempre più grave, ci sono dietro purtroppo interessi di milioni e milioni di euro, ci sono dietro infiltrazioni malavitose e nel mezzo c'è la salute di tanti cittadini. C'è il mio collega, quello nella foto in alto, il primo a sinistra, Andrea Bertani, che se ne è occupato in maniera molto approfondita in regione. Siamo riusciti ad ottenere anche dei risultati, come ad esempio il regolamento finalmente approvato e emanato dalla Giunta per le distanze minime tra i luoghi dove sono presenti slot machine e i luoghi sensibili, come ad esempio scuole, asili, ritrovi, dove ci possono essere anche soprattutto dei minorenni. È un tema molto delicato, molto sensibile, è diventata una vera e propria dipendenza che oltretutto mette sul lastrico intere famiglie, quindi insomma è un tema verso il quale noi siamo molto sensibili. A proposito di vita in regione, Raffaella, spopola in rete, adesso l'immagine non ce l'abbiamo anche perché poi il video ci avrebbe fatto perdere, poi non, tendiamo a non amplificare certe cose, no? Però spopola in rete un video in cui lei litiga ferocemente con il presidente della regione Bonaccini, il quale tra l'altro, essendo lei, Raffaella, lei sa, di questo molta stima, fisicamente molto dotata, no? Il povero Bonaccini, come posso dire, rischiava di prendere due sberle. No, ci mancherebbe. No, scherziamo un po', naturalmente. Ma qual era l'oggetto del contendere? Allora, l'oggetto del contendere è stata la critica che ha fatto il Movimento 5 Stelle al piano socio-sanitario. Abbiamo approvato nelle ultime sedute, prima della pausa di agosto, il nuovo piano socio-sanitario dell'Emilia-Romagna. Noi abbiamo da opposizione sollevato le critiche che secondo noi era opportuno fare. Presidente Bonaccini se n'è avuta male, evidentemente non è abituato a essere contraddetto in maniera puntuale, precisa, ed evidentemente abbiamo toccato dei nervi scoperti, perché la reazione, diciamo che non è stata esattamente istituzionale da parte del Presidente. Mi spiego meglio, quello che in realtà mi ha fatto arrabbiare e per il quale ho preteso le scuse era il fatto che il Presidente abbia detto in tono denigratorio che io mi faccio scrivere i discorsi da Povia. Per carità, nulla contro il cantante. Era, a Povia, quello là di quelle. Sì, ho capito. Sì, era semplicemente un riferimento al fatto che io il sabato prima ero intervenuta a Pesaro nella manifestazione nazionale contro il decreto Lorenzin sui vaccini e sullo stesso palco è stato presente anche il cantante Povia. Ma ripeto, non è Povia in quanto tale, è il fatto che si usi il paragone con un cantante in tono denigratorio dicendo i discorsi da chi te li fai scrivere. Allora, le offese all'intelligenza non sono assolutamente accette, non sono nemmeno. Questo è giusto, però. Senti parte di un ruolo istituzionale, quello è anche il mio presidente. Questo è giusto, Raffaella, però ci faccia capire, ci dica il punto dolente del documento di programmazione socio-sanitaria, quello che lei
l'aspetto che l'ha colpita in senso in negativo. Ma allora, guardi, il documento innanzitutto è un restyling del vecchio piano sociosanitario e da parte anche di tutti i portatori di interesse intervenuti nelle audizioni è un piano che sostanzialmente non è stato attuato. Si parla di meno ospedale e più territorio, quando stiamo assistendo già da 2 anni e mezzo, da quando ci siamo insediati, a un depotenziamento delle strutture ospedaliere, però senza avere una medicina territoriale di supporto. Anche oggi mi è arrivata segnalazione rispetto ad esempio alla Casa della Salute di Savignano, dove ci sono dei tempi di attesa lunghissimi anche per delle semplici radiografie, e pian piano il cittadino viene indotto a rivolgersi, soprattutto per le prestazioni di diagnostica, al settore privato, perché molto spesso costa uguale se non di meno rispetto ai ticket sanitari che paga il cittadino, con delle liste d'attesa inferiori. Raffaella, diciamoci la verità, diciamocelo, è una cosa che io ho fatto ieri, proprio ieri. Abbiamo un problema, noi ormai ci rivolgiamo direttamente alla medicina privata. Molto spesso. Perché sì, sappiamo che i tempi di attesa, la difficoltà di accedere alle strutture diagnostiche ospedaliere, gli stessi costi. Ma il fatto che dice tu hai bisogno di farti vedere, se venga fra 2 mesi, tu magari non è che sei morente, però dice insomma se c'è qualcosa che mi dà fastidio. Insomma. Quello che ho detto io in aula è che, visto che nell'ultimo rapporto 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici, l'anno prima erano 11, quindi vuol dire che in un anno 1 milione in più di italiani rinuncia alle cure per motivi economici, mi sembra molto inverosimile che di questi 11-12 milioni non ce ne sia nemmeno uno, un cittadino emiliano romagnolo, e se ce n'è anche solo uno comunque è un fallimento. Vediamo un'altra immagine. Vaccini, questo è il consiglio. Osta. Ecco, con questo chiudiamo, perché so che provocare lei sui vaccini, cioè a fine trasmissione è un disastro. Perché, insomma. Consiglio comunale a Sant'Arcangelo, la nostra consigliera comunale Sara Andreazzoli ha presentato un ordine del giorno dove chiedeva che il consiglio comunale si pronunciasse in maniera contraria a questo decreto. Sappiamo che ovviamente in maniera sostanziale ed esecutiva non ha un potere il parere di un consiglio comunale, però quantomeno è un segnale politico, poteva essere un segnale politico. Questi sono i genitori che hanno partecipato a questo consiglio comunale. Noi ovviamente ci siamo opposti prima alla legge regionale che istituiva il divieto per i bambini non vaccinati di entrare all'asilo nido, poi in Parlamento tramite il lavoro dei nostri senatori e dei nostri deputati. Ma lei è convinta di questa battaglia? Assolutamente sì. L'obbligatorietà è lo strumento più irrispettoso che si possa adoperare verso i cittadini, soprattutto quando si parla di salute. Oltretutto, a me, non so, sarà un caso, probabilmente l'ho notato solo io, ma fatta la legge è sparito il morbillo. Prima si parlava di epidemie ogni singolo giorno, ad oggi magicamente sono sparite dai TG le notizie riguardanti le varie malattie. Ora, a pensar male si fa peccato, però come diceva qualcuno molto spesso ci si indovina, e questo sistema, oltre a creare scontento, oltre a non risolvere i dubbi dei cittadini che chiedevano chiarimenti, oltre ad alimentare la sfiducia verso la politica e le istituzioni, ha avuto 2 grosse conseguenze che sarà molto difficile, a cui sarà molto difficile riparare. Innanzitutto l'aumento della sfiducia non solo verso la politica ma soprattutto verso le istituzioni sanitarie, perché purtroppo questo è accaduto, e lo scontro tra genitori, tra i pro-vax, i no-vax, i free-vax. Questa categorizzazione, questo alimentare lo scontro, specialmente sui social, tra i cittadini, ha messa tanto di vide timpera. Raffaella, qui per ragione di tempo ci fermiamo, ma la prossima volta che vieni a trovarci, se lì al bagno 80 la autorizzano, scusi, mi permetto, così. Insomma, faccio appello al suo orgoglio, no? Di libertà. Se l'autorizzano a tornare a Salotto Blu, e per noi sarebbe
Lo preciso, questa è una battuta che faccio praticamente sempre ai nostri ospiti maschi, non c'è nulla di maschilista sì. O di antifemminile in quello che, nella battuta che sto facendo, è semplicemente per scherzare, per ricordare le sue, diciamo, forti amicizie al bagno 80, no? Ecco, se di lì l'autorizzano e lei torna a trovarci sul Lotto Blu e per noi è un privilegio, noi ripartiamo da questa faccenda dei vaccini per come sta andando, va bene? Grazie mille. Senta, un buon proseguimento di questa splendida estate e torni a trovarci presto. Volentieri, d'accordo? Grazie, buona serata. Alla prossima.